dell'Istituto Cornaro di Jesolo e in questo video vogliamo mostrarvi i posti più belli del Veneto, dove noi viviamo. Quest'oggi faremo un piccolo percorso culturale e artistico dei posti che noi frequentiamo di più e che amiamo e speriamo che amiate anche voi. È stata una bellissima esperienza e speriamo che con questi video possiate viverla come noi. Siete pronti a partire? Sì! Sant'Agnese. Viene costruita nel XII secolo e appartiene al comune di Portogruaro. A partire dal XVI secolo il podestà Zorzi fece pavimentare tutto dalla torre fino al palazzo vescovile. La porta San Giovanni, detta anche Porta Banni, che è una delle tre entrate nel centro storico di Portogruaro. È un monumento rinascimentale, è stato costruito nel XIII secolo ed è stato ristrutturato tra il 1555 e il 1556. Viene costruito in due periodi diversi. La prima parte viene costruita nel 1265. Nel 1371 il palazzo viene incendiato. Tra il 1372 e il 1380 il palazzo viene ricostruito interamente con merlature e ghibelline. Nel 500 vengono aggiunte due parti laterali. Nel 1848 viene decorato con un discutibile stile gotico. I caratteristici molini di Sant'Andrea sono un patrimonio storico di Portogruaro. I molini una volta erano utilizzati per la macinatura, ma oggi sono stati convertiti a galleria d'arte. La porta San Gottardo è l'ultima delle tre porte del centro storico di Portogruaro. Il nome iniziale è il nome di San Francesco e il nome attuale è la porta San Gottardo. In provincia di Treviso, ai piedi del Monte Grappa, per il progetto Veneto per me. Elena, posso chiedervi se per caso sapete da dove deriva il nome Possagno? Sì, certo, Possagno deriva dall'unione delle due parole posso e agno, che significa pozza dell'agnello. Infatti ancora oggi si possono trovare greggi che pascano qui nelle vicinanze. Interessante. Qualcuno di voi saprebbe spiegarmi brevemente la storia di Possagno? Certo, Possagno fu protagonista di eventi bellici tra il XIV e il XVI secolo. Perché Possagno è conosciuta? Possagno è conosciuta perché è la città natale dello scultore Antonio Canova e inoltre a Possagno c'è la gipsoteca in cui troviamo i calchi e i modelli in gesso dell'artista. Alle nostre spalle possiamo vedere il Tempio Canoviano, progetto dell'artista neoclassico. Grazie mille, un'ultima domanda. Perché avete scelto Possagno per il progetto Veneto per me? Allora, abbiamo scelto Possagno perché anche se è un piccolo paese, comunque ha un grande patrimonio artistico, culturale, storico e ovviamente ha una grande attenzione. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Archeologico di Altino, nel comune di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia. Altino nasce su un'altura di 2-3 metri sopra il livello del mare e grazie alla laguna di Venezia divenne un importante centro commerciale, marittimo e terrestre. I romani chiamarono Altino Altinum e costruirono due importanti vie, la via Annia e la via Claudia Augusta. Dopo un'importante ricerca sulle culture agricole è stato possibile ricostruire l'intera pianta cittadina di Altinum, dove è emersa la presenza di quartieri, di un teatro e un anfiteatro, di dimensioni simili all'arena di Verona. Nel 169 a.C. Altinum divenne famosa, grazie alla morte del fratello di Marco Aurelio, l'imperatore Lucio Vero. I resti della città romana di Altinum sono conservati ancora oggi nel Museo Archeologico di Altino.
Da Altino, Silvia, Federica e la nostra regista Jessica vi invitano una visita al territorio. Arrivederci e grazie! Questa è la chiesa di San Giacomo di Rialto. Campana risale a 200 anni fa e veniva suonata per far presente ai commercianti di riunirsi e vendere i loro prodotti. In questo piazzale si riunivano i pescivendoli per vendere i propri prodotti. Questo è il ponte di Rialto. Questo ponte è stato costruito nel 1588 ed è uno dei più antichi ponti di Venezia. Qui siamo a Cavallino Tre Porti e ci troviamo nel Parco della Laguna. Come potete osservare, questa è la barena. Se desideri trascorrere una vacanza immerso nella natura e a contatto con una storia antica, vieni a scoprire l'autenticità di Cavallino Tre Porti, la seconda città più visitata dopo Venezia. È situata tra la laguna veneta ed il mare Adriatico. Oggi siamo in barena! Il nome barena deriva da baro, ovvero ciuffo di erba che nasce tramite alta e bassa marea. Qua in bicicletta si può proseguire il percorso prendendo un'imbarcazione apposita che porta Lio Piccolo. Da Lio Piccolo si prosegue a Tre Porti in bici, da Tre Porti a Cavallino e per finire si ritorna a Jesolo. Questo posto magnifico è raggiungibile via barca. Barche tipiche del posto come il sandalo. Possiamo trovare delle erbe tipiche come la salicornia. In questa zona si pescano anche pesci come il cefalo o molti crostacei tipici come le masenette, le moeche e il granchietto. Un posto veramente molto bello da visitare. Mi sono goduta il paesaggio e anche la natura che c'è qui. Puoi isolarti dalla città o dai posti comuni dove abiti. È un posto meraviglioso, unico nel suo genere, con dei contrasti e dei paesaggi veramente molto belli. Ho provato delle emozioni indescrivibili. Spero che ognuno di voi possa fare la mia stessa esperienza e trovarsi in pace con se stessi venendo in questo posto magnifico. L'alba e il tramonto sono le parti migliori del giorno. Il nostro tour è finito! E se il nostro giro vi è piaciuto mettete un pollice in su e a 150.000 like faremo un altro giro. Ciao!